Ok, ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi sono qua per parlare di un esercizio per gli addominali. Allora, sapete che nella progressione che io consiglio quando si deve imparare l'allenamento del front lever, andare a lavorare sulla barchetta è un ottimo lavoro. Il problema molto spesso è che non si riesce a flettere successivamente la parte toracica della colonna. E mi è venuto in mente quindi di proporre questo esercizio, o di proporre leggermente una variante, per farvi percepire quanto basti poco per andare a reclutare maggiormente gli addominali. Ora, ricordiamoci cosa fanno gli addominali. Gli addominali non vanno altro che a far flettere lo sterno sul pube. Quindi io devo cercare di avvicinare questa parte a questa parte. Ora, vi voglio parlare proprio anche di questo esercizio, ma speriamo che non si rompa la pelle, di questo esercizio proprio perché secondo me molto spesso non viene eseguito correttamente e si sposta troppo il focus sui flessori dell'anca. Quindi adesso vi faccio vedere come viene eseguito normalmente nelle palestre e dopo vi propongo la mia variante e mi direte che cosa ne pensate. Magari potete anche provare a farlo. Allora, la classica esecuzione che c'è nelle palestre, che molto spesso viene fatta col cavo, prevede da questa posizione di andare a portare in giù le spalle. Questo inevitabilmente andrà a produrre un buon reclutamento degli addominali, però se voi andate a flettere le anche, inevitabilmente andate a lavorare anche sui flessori dell'anca. Quello che vi propongo io è cercare prima di estendere completamente le anche e dopo andare ad eseguire una flessione dello sterno sul pube, cercando sempre di mantenere le anche stese. Quindi da questa posizione qua, quello che viene fatto normalmente è questo. Quello che vi chiedo di fare io, guardate bene, è retroversione, estensione dell'anca e a questo punto provo ad andare giù con le spalle. Notare che nella maggior parte dei casi vi verrà da andare ad eseguire questo movimento in basso buttando indietro il sedere, semplicemente perché vedete che non ce la fate più andare giù con le spalle, andare giù con le spalle con l'anca estesa e andrete a cercare nuovo range di movimento andando indietro con il sedere, ma è sbagliato. Infatti la parte più difficile dell'esercizio non è il setup iniziale, è mantenerlo durante l'esercizio. Quindi da questa posizione di nuovo, retroversione del bacino, estendo l'anca e più vado giù, più devo cercare di spingere l'anca avanti. E vi accorgerete che non è così semplice come sembra. Ricordatevi, andare a stendere bene l'anca contraendo i glutei, cercando di spingere avanti il bacino e poi andare ad abbassare le spalle. È ovvio che se siete rigidi a livello di retto del femore, speriamo che non si sia rotto, diretta del femore potrebbe rendere l'estensione dell'anca un pochino più difficile. Ecco che un buon accorgimento quale può essere: prendere un materassino, metterlo sotto le ginocchia in modo da non partire da questa posizione ma partire con le ginocchia più alte, riducendo così la flessione del ginocchio e lo stiramento dei quadricipiti biarticolari. Bene ragazzi, questo era il mio piccolo 2200, diciamo, a quello che è il mondo degli allenamenti degli addominali. Spero che l'abbiate trovato interessante, se vi è piaciuto lasciate un like, lasciate un commento, condividetelo e seguitemi sui miei canali perché continuerò a produrre. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.